io ho cominciato a fare la scherma, andavo a scuola a Lecce, all'istituto magistrale. Il professore di educazione fisica, che era maestro Treggiani, professore Treggiani di educazione fisica, era anche maestro di scherma, perché una volta per diventare professore di educazione fisica bisognava fare anche il corso di scherma. Lo facevano a Roma, all'Istituto di Educazione Fisica a Roma. Allora, un giorno questo professore in classe disse: "Chi vuole fare scherma?" Io ho alzato le mani, sono stato il primo. Così ho incominciato a fare scherma. Mi ha portato nella palestra, c'era una pedana di legno. Allora le pedane che abbiamo adesso non si usavano, c'erano le pedane, pezzo di legno, correvi sulla pedana di legno. Ma insegno, ma ha preso un fioretto, allora erano quei fioretti italiani, con l'impugnatura a forma di croce. Ma ha insegnato come si impugna il guardia, così ho incominciato a fare la scherma. Poi mi è piaciuto, l'ho continuata. Poi quando a 19 anni mi sono arruolato in aeronautica, nell'aeronautica militare, e lì l'aeronautica aveva ed ha tuttora la squadra di scherma. Sono entrato nella squadra di scherma e facevo allenamento. Così, così ho incominciato. Poi ho incominciato a partecipare a gare, campionati, facevamo i campionati militari, esercito, marina, aeronautica, facevamo le gare e io facevo parte di quelli là. È cambiato molto, è cambiato con l'avvento dell'apparecchio elettrico. È cambiata la scherma. Prima era la vera scherma, per esempio, anche la posizione di guardia. Noi stiamo così, col braccio così, allora questa, ferma, così, no, così, qua, questa, così, l'affondo. Prima la punta, poi i piedi per la distanza. Se, no, se la distanza lo permetteva, distendendo il braccio, toccavi e non c'era bisogno di fare l'affondo, non lo facevi. Se lo spazio era superiore, portavi la punta avanti, questo braccio dietro che tirava la spinta e facevi l'affondo. Oppure il passo avanti a fondo, a secondo la distanza che si stava dall'avversario. Era così, la parata, adesso tu tiri, io, parata e risposta, dice l'arbitro. Allora dovevi parare proprio, la vera parata, fermare il ferro avversario, altrimenti non era parata. La scherma era così. Con l'apparecchio elettrico è subentrata la mentalità che devi fare accendere la lampadina, due lampadine, una rossa e una verde. Chi fa accendere per primo la lampadina mette il punto. L'arbitro dà il punto a quello che accende per prima la lampadina, dice toccato a destra o toccato a sinistra, così. Allora non era così, dovevi fare veramente l'azione faccia vera. Fatta. Allora, una volta il mio maestro era un capitano, ma allora nelle forze armate era obbligatorio fare la scherma nell'esercito e c'era un ufficiale, un tenente o capitano che era maestro di scherma e insegnava la scherma. Ed erano
severi, molto rigidi. Il maestro mio era uno di questi. A Roma, nella sala di scherma del Ministero dell'Aeronautica, mi faceva la lezione di Chabot. Prima della lezione, sui lettanti si fa il saluto. No? Allora, io sui lettanti ho salutato al maestro, poi ho salutato da questa parte, poi ho salutato di là. Di là c'era delle poltrone, un salottino, c'erano degli ufficiali seduti che avevano finito di tirare e si stavano prendendo il tè. Io ho fatto il saluto al maestro, saluto di là, saluto di qua. Quando salutavo di qua, da quella parte c'era una porta con un ufficio, ho visto uscire una bella donna. Mentre facevo il saluto, mi sono girato a guardare la femmina, no? Il maestro, maleducato! Quando saluti una persona, non ti devi girare dall'altra parte, la devi guardare in faccia! E io salutavo, guardavo la femmina che passava. E mi dà un colpo di sciabola in questa gamba, che ancora adesso sarà che mi fa male per la sciabolata, colpo ben proprio forte, deciso, era brutto, era deciso, era. La scherma è prima di tutto scuola di disciplina, perché era ed è ma una volta era un'attività, un'attività, non era sportiva, non era considerato sport, era considerata una materia di studio come le altre materie ed era la cosa principale per i militari, accademie di scherma, esercito, marina, aeronautica, ed era tutto basato sulla disciplina. Saluto, posizione di guardia, rispettare i regolamenti, tutte quelle cose lì, quelle sono tutte discipline che sono anche utili per un ragazzo. Un ragazzo, sai, i ragazzi sono tutti un pochettino scapestrati. Le vecchie famiglie nobili mandavano i figli a scherma per imparare la disciplina, per farli diventare ordinati. Il saluto, cosa ti impara il saluto? A rispettare e a salutare un'altra persona, una persona importante. Io saluto l'avversario o il maestro, lo devo salutare perché è il maestro oppure è un altro schermidore importante. Ed era tutta disciplina. Questa era la formazione dello schermidore di una volta. Poi quando è arrivato l'apparecchio elettrico, che la gara è a chi accende per primo la lampadina, tutta questa disciplina è finita. Paolo. Siamo pochi, scusa, siamo pochi maestri in Italia che facciamo ancora osservare queste cose qua. Io agli allievi miei queste regole gliele imparo, qualche colpetto di fioretto nelle gambe a qualcuno glielo do, ma adesso molti maestri non le sanno neanche perché non le imparano neanche ai corsi, non le fanno più. Finita la lezione, puoi anche andare a mangiare la pizza insieme con l'allievo. Certo, se è un ragazzino no, ma se è una persona adulta, a me capita ogni tanto che finito di tirare con quelli che c'erano ieri sera, con Claudio, con altri, cioè andiamo in pizzeria. Il periodo della lezione è sempre disciplina.
ma anche dopo, perché l'allievo, se io vengo con te, tu sei il maestro, io sono l'allievo, andiamo a fare una passeggiata. Non mi prendo mai la confidenza, che so, la manata sulle spalle, ti rispetto sempre come maestro. Io col maestro mio a Roma, finita la lezione, uscivamo fuori dalla sala dell'aeronautica, in via Nazionale, Piazza delle Sedra, andavamo a passeggio, ora facevamo una mezz'oretta di passeggiata insieme. Mi parlava di tante cose, però io lo rispettavo, non è che gli davo la sberla sulle spalle, era sempre il maestro. Che si fa come preparazione per ammazzare qualcuno. Io mica ho cominciato a fare la scheda per ammazzare l'altro, però botte per ammazzare, per ferire qualcuno. Così pensano, molte persone pensano questo della scherma. Anzi, adesso con le Olimpiadi, medaglie d'oro che ha vinto l'Italia, campionati del mondo, molti hanno cambiato idea. Ma prima, pensando alla scherma, pensavano al colpo di sciabola, al colpo di spalla che si ammassava. Quello era proprio la mentalità di uccidere, di ammazzare. Anche questo perché una volta c'erano i duelli, sino al 1930-25, la gente faceva sempre i duelli, bastava che passasse uno con una ragazza. Io guardavo la ragazza, quello che l'accompagnava mi mandava i padrini. I padrini erano dei suoi amici che venivano da me e mi sfidavano a duello. Dicevano: il signor tale dei tali ti ha sfidato a duello. Io dovevo accettare, perché se dicevo di no, ero squalificato nell'ambiente dove stavo. Dicevano: quello è un fifone, ha paura, allora dovevi accettare. E si faceva il duello. No, io duelli non ho mai fatto, nessuno mi ha mai sfidato e io non ho sfidato nessuno. Così, duelli sotto forma di assalti, così, però proprio duelli per offese gravi non ho mai fatto. Il mio maestro aveva fatto un duello per una donna. Per una donna aveva fatto un duello, il maestro De Santis. E il maestro Tuveri era stato sfidato a duello. Dato che c'è una legge che per i militari è vietato fare il duello. Il militare deve rispettare la legge, vero? Il militare c'è, diciamo, per fare rispettare le leggi. Dato che c'è una legge che non si può fare il duello, il militare non può accettare il duello, anche se viene sfidato. Però c'è sempre un'altra legge che dice dell'ordinamento militare: il militare che viene sfidato a duello e rifiuta il duello, non lo accetta, viene punito dal comandante perché dimostra che è fifone, che se ne fa sotto, che non accetta, e allora lo puniscono. Un maestro che ho avuto io a Cagliari, 50-60 anni fa, il maestro Tuveri, capito questa faccenda qua. Rifiutò il duello perché era un ufficiale dell'esercito e lo punirono. A proposito di duelli,
anni, fino agli anni 30, i duelli erano molto frequenti negli ambienti politici, come adesso in Parlamento, no? Vediamo alla televisione che si litigano, gridano. Allora si sfidavano a duello. Si sfidavano. Lo stesso capo di Stato. Mussolini, capo di Stato allora, capo del fascismo, ha fatto cinque duelli di sciabola. Lui tirava di sciabola. Tirava. E l'allenamento, la lezione col maestro che si fa sempre, lo schermidore anche che diventa campione del mondo, campione di Olimpiadi, la lezione la fa sempre. Io mi ricordo un particolare, mi allenavo a Roma alla scuola dello sport. C'era Michele Maffei, campione mondiale di sciabola, medaglia d'oro a tre Olimpiadi, ha vinto tre medaglie d'oro. Era tornato il giorno, allievo del maestro mio, era tornato il giorno prima da Vienna che aveva vinto i campionati mondiali di sciabola. Il maestro, ho finito la lezione io, è salito lui in pedana, ha fatto il saluto, si è messo in guardia. Aveva il regolamento, dice, la punta del piede davanti deve andare dritta sulla linea direttrice al centro della pedana ed essere rivolta alla punta del piede destro dell'avversario. Quello è il regolamento che c'è scritto sui libri di regolamento. Invece Michele Maffei aveva il piede invece di dritto, lo aveva così. Il maestro gli ha schiaffato un colpo di sciabola sulla gamba, che ancora adesso si fa male, se è vivo. Gli dice: guarda, questo invece di fare così dovresti farlo in questo modo, perché uno che incomincia e crede di essere già di, come la maggior parte uno, tu vedi i ragazzini, gli dai il fioretto in mano, la prima lezione già vogliono fare l'assalto, il combattimento e vogliono vincere. Addirittura ci sono dei genitori che gli dicono: scemo, tira, che devi vincere. Quello è negativo, quelle cose lì, non si fanno. Devi piano 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 col tempo deve imparare a fare la scherma, anche perché la scherma non è che la impari da oggi a domani, che so, fargli fare pure una cavazione, una finta di cavazione e colazione. A uno che non ha mai fatto scherma alla prima lezione non è che gli puoi dire fai uno o due, così, non te lo fa. Ti fa questo e basta. Quindi la lezione, quello che voglio dire io, la lezione è sempre, l'allenamento è sempre importante, o col maestro o con un altro schermidore più bravo. Nelle sale di scherma bisognerebbe tirare, fare gli assalti sempre con schermidori più bravi di te, in modo che imparano sempre qualcosa. Perché tirare con uno, se io faccio un assalto con uno che non sa neanche stare in guardia, che non sa portare il ferro, non c'è gusto, non c'è stimolo. Invece se io so che il mio avversario è un avversario, uno schermidore forte, mi impegno per cercare di vincerlo, per mettere la stoccata. È così la scherma, non bisogna mai sottovalutare le cose, le azioni, bisogna fare quello che insegna il maestro e cercare di applicarlo sempre, tutte le occasioni.
il maestro gliele fa fare, non li fa tirare. Se un maestro severo e crede opportuno che debbano fare un po' di riscaldamento, un po' di preparazione, gliela fa fare, se no non tira. Ma di solito nella scherma soldi sono pochi. C'è la quota, la modesta quota che paga l'allievo al maestro per le spese che deve sostenere, l'affitto del locale, la luce, l'acqua, tutte quelle cose lì. E quindi queste cose qua bisogna osservarle in tutte le palestre, come quota, come soldi, come hai domandato tu, di soldi ce ne sono pochi. I soldi soltanto a livello olimpionico ci sono delle borse di studio. Non esiste uno stipendio, una paga, ci sono delle borse di studio. Tu vinci una medaglia d'oro alle Olimpiadi, ti dà un premio, una borsa di studio, che so, di 1 milione quando ritorni in Italia. Questo è il CONI, la federazione. Però come guadagno, forse qualche maestro, sono pochi. E i valori, sì, sono più importanti, però devi anche diventare un poco la cosa pratica di soldi, se no non si può fare. Si rompe una lama, devi comprare la lama nuova. Ripeto, i valori sono più importanti. Il maestro che fa lezione bada più ai valori. Naturalmente deve sempre cercare di chiedere qualcosa per le spese. Io le spese che sopporto per la scherma, locali, cose, mica li posso prendere dal mio stipendio, dalla paga mia che è appena sufficiente per tirare avanti, per vivere, così è. A meno che uno non è milionario, che ha dei soldi, Agnelli per esempio, Berlusconi, quello è diverso. Per vincere deve avere innanzitutto la preparazione fisicamente e mentale. Nella scherma si lavora più col cervello che col fisico. La fanno anche in carrozzina la scherma, gli handicappati, però hanno l'intelligenza. E quindi uno deve avere una cosa e l'altra. Nella scherma, specialmente come tu ti disposto, è il cervello che dà l'ordine al braccio di colpire, è il cervello. Chi ha detto al cervello che io per colpire all'avversario devo stendere il braccio? Me lo dicono gli occhi. Quindi è tutto il fisico che deve collaborare insieme per fare un assalto, per fare un'azione schermistica. E io, se devo tirare all'avversario, gli occhi mi dicono che devo fare l'affondo, perché se faccio soltanto con la distensione del braccio non arrivo. Allora gli occhi mi dicono la distanza che sta l'avversario da me e comunicano al cervello che devo fare l'affondo. Il cervello lo comunica, lo ordina al braccio per distendersi, alle gambe per fare l'affondo o il passo avanti a fondo. È tutto coordinato. Ogni azione è un tempo schermistico, è di un 24esimo, un 25esimo di secondo, così. Io faccio questo, una finta,
e un tempo. E deve avere tutte queste doti, deve avere. E poi deve avere il fisico, la resistenza, che se dopo un assalto o due assalti vai, ci sono delle gare che incominci la mattina alle 8:30, alle 9 e finisci la sera. Uno nelle eliminazioni, uno che supera tutti gli assalti, che vince, arriva alle finali, quindi devi tirare, magari ha incominciato la mattina e finisce la sera, il pomeriggio. E devi avere tutte queste doti così, la resistenza, il fiato e poi la volontà, il cervello deve avere la volontà di durare, di tirare. È tutta questione di volontà. È proprio di determinazione, deve avere tutte queste cose così, se no non è uno che fa 3-4 assalti e poi è stanco e che fa? Il finale non arriva mai, ma la semifinale o la finale non arriva mai. Per arrivare in finale deve essere, noi diciamo, grinta, e devi essere un guerriero, un combattente, come i guerrieri di una volta. Così deve essere lo schermidore che va a fare una gara. Non è così la passeggiata o la partitella di pallone che tiri il calcio. Devi impegnarti, capire l'avversario, vedere l'avversario, capirlo, quello che vuole fare e fargli la contraria. A ogni azione nella scherma c'è la contraria. L'altro che ha subito la contraria mia deve fare una contraria della contraria. E così è. Di solito uno ce l'ha da quando nasce. Il carattere che ha un bambino deve, e poi il maestro deve essere in grado di capirlo e insegnargliela, stimolarlo, fargli capire la resistenza, la velocità, fargliela fare con gli allenamenti, perché certo se uno nasce taccoro, diciamo noi, che uno che non che non ha intelligenza ed è un handicappato, come fai a farlo diventare, se uno è scemo, diciamo noi, che non capisce, quello non la può fare. Deve essere in grado di capire e il maestro deve essere in grado di fargliela capire e di fargliela fare con gli allenamenti, così, se no non la può fare. Come tutta la vita, sempre, c'è sempre da imparare. La lezione di scherma, anche l'olimpionico, bisogna, la deve fare sempre. Io prima ho fatto l'esempio di Michele Maffei, aveva vinto le Olimpiadi a Vienna. E il maestro mio mi ha dato la sciabolata nelle gambe perché il piede, invece di tenerlo dritto, lo teneva così. Quello è anche una lezione quella. Il maestro che gli ha dato il colpo di sciabola l'ha stimolato che deve stare per bene in guardia. Perché stando per bene in guardia uno è più veloce, cammina meglio. Un conto è se io cammino con i piedi avanti così o se cammino con i piedi così. No, è così, quello vuol dire fare le cose proprio come vanno fatte nella scherma. La prossima azione, la cosa fatta così nella scherma non dovrebbe esistere. E quello anche il campione
la prende e per mantenerla bisogna sempre dell'allenamento e della lezione col maestro. Perché, ripeto, anche gli olimpionici, uno non è che dice io ho vinto le Olimpiadi, non vado più a fare lezione, no, a vincere le Olimpiadi, però deve andare, quando torna, deve sempre andare a fare la lezione col maestro, perché la questione del piede, il maestro la corregge, o della velocità, un'azione fatta in un modo migliore. E così per non sbagliare la punta, tutte quelle cose lì si acquisiscono con la lezione, anche perché se uno non fa la lezione può prendere dei difetti e poi subisce quando fa la gara, non vince, perché i difetti, uno per modo di dire, che prende, quando tira l'assalto va avanti col ferro in terra così, e l'altro che fa? Se trova un ragazzo svelto glielo tira, allora deve minacciare, minaccia e l'altro è costretto a parare, para, contropara e tira. Così quindi la lezione è sempre importante. Looking back on the conversation with Paolo, a number of things had struck me. The concepts of mental and physical fortitude, factors that only come about through a strict adherence to self-discipline. Swordplay being the artifact through which we instill that discipline, as well as respect for others and thereby ourselves. Despite his advanced years, Maestro Paolo was offended when I didn't strike him with intent. The actions must be performed with purpose in order to be learned correctly. A tempo, being a single action taking us from disengagement to strike, has to be 1/24th of a second. Focus, efficiency of motion and clarity of thought. Performed with a heavier blade, how much tighter can my actions become while still retaining their cutting power? Further experimentation and cutting tests with a sharp sword will help to determine this, but that is for a later video. If you would like to join me on this journey, please click on the subscribe button and the bell icon below so that you can be notified at the appropriate time.